Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi è arrivato il momento di girare il video dei preferiti, che in realtà significa avere una scusa per sprolocchiare di musica per mezz'ora e poi farvi vedere anche altre cose. Detto questo, però, invece, a parte le gag, direi di cominciare perché ho veramente un sacco di cose delle quali parlarvi. Come sempre, parto dalla musica, come vi ho già detto, poi andremo ad indagare film, telefilm, eventi, playlist e varie ed eventuali. Diciamo che tengo sempre in fondo il momento beauty, fashion e cose di questo tipo perché so che non interessano a tutti. Quindi, se invece il resto, insomma, se è un po', rientra un po' più nei vostri gusti, potete seguirlo tranquillamente. Bando alle ciance, partiamo dalla musica. Quali album e quali singoli ho ascoltato tantissimo questo mese? Allora, l'album del mese, anche se è uscito ad ottobre, ma che ho veramente ascoltato tanto solo a novembre, è l'album di Setti, che si chiama Arto. È un album che secondo me si distanzia da tutto quello che è il concetto attuale di indie italiano, ovvero ciò che è diventato un po' più cantautoriale, anche quasi pop, per tanti versi, da Calcutta a tutti quelli che gli sono andati dietro. Setti ha fatto veramente un disco indie, una cosa che mi ricorda tempi bellissimi del passato, mi ricorda suoni, atmosfere, concerti, insomma, è una cosa diversa e per quello io l'ho apprezzato. Penso sia evidente in questo disco che ci siano pezzi scritti nel corso degli anni, sia un po' una raccolta, una sorta di memorandum di ciò che è stato e ciò che si era scritto e che confluisce in questo Arto che è veramente un disco molto variegato, molto bello per i suoni. I suoni mi ricordano tantissimo alcune cose del 2007. Tante altre invece dal 2010 al 2014, cioè ci sono tantissime referenze a cose passate, però riviste e rilette in chiave odierna, cioè come a fare un po' il punto e distanziarsi un po' da quello che è considerato indie in questo momento in Italia. Trovo che sia un disco splendido e vi suggerisco assolutamente di ascoltarlo perché ha queste chitarrine che ti rimangono in testa per sempre. Vi avevo già parlato del primo singolo che era Mi mancavi, che è una frase che ripete e non si leve più dalla vostra testa per mesi, ma ci sono tanti altri singoli bellissimi dei quali magari vi parlo anche dopo e non posso fare altro che suggerirvelo e se siete a Bologna a inizio gennaio suona al Covo e ovviamente non vedo l'ora di essere in prima fila a prendere delle spallate. Detto questo, invece, l'altro disco che ho ascoltato tanto e che non c'entra nulla con questo primo è Love Me di Lennon Stella, che ho scoperto per caso tra le nuove uscite di Spotify un mesetto fa e da lì diciamo che mi ritrovo spesso a metterla di sottofondo mentre lavoro. Lennon Stella potrebbe essere una versione un po' più soul di Ariana Grande e un po' meno, diciamo, frivolina nei testi per alcuni versi, non sempre, c'ha anche le cose un po' più poppettone. Però mi piace davvero tanto, ha veramente qualche reminiscenza R&B classica degli anni 90, ha altre cose che prendono invece da molti suoni 60s e 70s del soul, però li rilegge tutti in chiave assolutamente moderna e anzi un disco molto fresco. È solo che ha una voce veramente bellissima, proprio pazzesca, e riesce a tenere in piedi questi legami che apparentemente sono quasi antitetici ormai, perché insomma, però secondo me è un disco molto fresco che davvero mi ritrovo ad ascoltare spessissimo e quindi non posso fare altro che suggerirvi anche questo disco che comparirà l'immagine in una dei frame, così. Passiamo ai singoli. Vi parlavo del disco di Setti e ovviamente a mio parere, a mio gusto, il pezzo definitivo di questo album è presente. Io sono giorni che sto cercando di non pensare a questa canzone, ma il riffettino di chitarra mi rimane così in testa che ci vado a dormire. Non riesco a liberarmi di questo pezzo. Tra l'altro, secondo me è una perfetta unione, a caso, forse non voluta, tra I'm So Bored di Waves e Slow Hands degli Interpol, cioè se voi li mescolate salta fuori questo pezzo. Lo registrate poi magari in casa in uno scantinato come faceva Waves ed è esattamente questo pezzo. È
pazzesco, non riesco a togliermelo, non riesco davvero a togliermelo. Un disco un po' da viaggio, anche tutto, quindi ha questa atmosfera fresca. Vabbè, avete capito che mi piace molto, questo singolo ve lo suggerisco assolutamente. Poi, la settimana scorsa è uscito il singolo che io attendevo da 3 anni, direi, 3 anni, ovvero sono tornati i B4EST, che sono la mia band italiana preferita. Io gli voglio un bene, che, cioè, penso di averli ammorbati abbastanza. Comunque, è uscito Nocturne, che è il nuovo singolo che precede qualcosa che sta arrivando, che non è dato sapere. C'è il video giù, vi linko tutto così potete ascoltarlo. Sono rimasti molto fedeli a quello che era già uscito, quindi sono molto contenta perché a me queste atmosfere cupe, un po' introspettive, intime, ma con dei suoni che si dilatano nello spazio e nel tempo. Sono un po' la loro chiave, queste atmosfere oniriche ma anche nebbiose. E io li amo, quindi non sono obiettiva, non riesco a essere oggettiva quando si tratta di loro. Sta arrivando qualcosa e sta arrivando il disco, c'è il primo singolo. La gioia, ragazzi, non potete capire la gioia. Adesso devono solo farmi uscire sia il disco di Birth che quello dei B4EST e io poi sarò una ragazza felice, ragazza perché ho grande stima della mia giovinezza. Poi invece è un po' che ascolto anche, spesso però mi capita su YouTube, un po' a caso, un artista che si chiama Billie Eilish, che a quanto pare io pensavo che non se la filasse nessuno, ma è super popular tra i teenagers. Questo vi dà un metro di giudizio della frase che ho appena detto prima in conclusione. E mi sono ritrovata tantissimo ad ascoltare di Billie Eilish sia Lovely che When the Party is Over. Un po' mi ricorda lì che lì per alcuni versi, però con contaminazioni però molto più R&B, quindi fatico un po' a trovare qualcuno di molto simile, un po' FKA Twigs, cose di questo tipo. Ecco, arriviamo su quello, ma abbiamo una produzione molto più importante, si sente tutto, insomma. Mi piace, quindi vi consiglio ovviamente anche Billie Eilish perché secondo me merita tantissimo e merita di essere ascoltata e scoperta. Voi direte sì, ma io la conosco già, io ragazzi ci sono arrivata adesso. Poi altro singolo che è uscito e io sono felice, questo mese sono uscite un sacco di belle cose, sono molto molto felice. È uscito il nuovo singolo di Miles Kane che si chiama LA 5 Hours. Diciamo, Miles quando fa qualcosa per me è sempre una bella cosa. È fuori come un copertone, questo si è capito. È ancora nel periodo di Bad Habits, quindi dell'ultimo disco dei Last Shadow Puppets, altro cuore che è. E nonostante gli manchi l'amicone di sempre, ovvero Alex Turner, torna con gli stessi suoni, molto 70s, molto colonna sonora, secondo me perfetta di un film di Tarantino. E niente, andatevelo ad ascoltare, spero che anche lui pubblichi presto un nuovo lavoro perché spacca, è un grandissimo e io gli voglio un gran bene anche a lui. Poi questa cosa un po' vi stupirà, forse no, perché forse l'ho già nominato spesso, io sono una grande fan di X Factor, anche se quest'anno non lo sto praticamente guardando perché mi sta annoiando a morte, non riesco a capire perché. Però devo dire che ovviamente ho due artisti preferiti, uno è Anastasio che trovo decisamente molto bravo nella scrittura, però non so se seguirei perché non è tanto il mio genere. Gli altri sono la band che mi piace proprio in maniera clamorosa, ovvero i Bowland. Per me sono bravissimi. Il loro primo singolo, che è Don't Stop Me, è bellissimo, è meraviglioso. È un qualcosa che mi ricorda tantissimo i Faithless, Tricky, Massive Attack. Però rispetto magari Massive Attack e Tricky, che sono magari più noti in altri periodi che rispetto a quelli un po' più pestati, un po' più dance. Mi ricorda un botto i Faithless, anche se un po' reinventati e riscoperti in chiave un po' più attualizzata. Hanno questa. Sono bravissimi, il singolo Don't Stop Me. Cioè, è bellissimo. Mi piace un casino, quindi spero che abbiano tutta la fortuna del mondo perché se lo meritano. Sono bravissimi, hanno questa particolarità che riescono a suonare qualsiasi cosa. Quindi, dal vivo, secondo me, saranno pazzeschi, davvero. Non vedo l'ora di vederli, chissà. Che passino anche da Bologna dopo il programma. E poi arriviamo a una chicca che volevo darvi, ovvero la playlist del mese, perché effettivamente mi sono accorta di non avervi mai suggerito questo sito, ovvero Blalox, ovvero Burp, B-I-R-P, in this playlist. Josh è il gestore di questo sito e lui,
Da anni ogni mese fa una playlist raccogliendo tutti i singoli usciti, tutte le novità, tutte le band che scopre. Ma sono playlist da 100-120 brani e ogni mese ci porta un sacco di novità, un sacco di musica sconosciuta e ci fa scoprire un sacco di band. Devo dire che non l'ho sempre ascoltato assiduamente, però sarà almeno 7-8 anni che mi rivolgo a lui quando sto cercando ispirazione a band nuove, perché davvero è una fonte inesauribile di novità. E trovate anche un sacco di pezzi di band magari più conosciute, più note, sempre in ambito indie, alternative, comunque rock in generale. E nel senso, io non, mi sono accorta questo mese, visto che la stavo ascoltando e la playlist di questo mese ha veramente dei pezzi molto belli, molto fluida come playlist. Ci sono cose molto diverse tra loro, però che scorrono via tantissimo durante l'ascolto e magari scoprirete qualcuno che diventerà la vostra band del cuore, potreste scoprire qualcuno che diventerà il vostro artista preferito, o magari riscoprire band che pensavate sepolte. Insomma, mi è venuto in mente di suggerirvelo perché pensavo di averlo già fatto, ma io ovviamente ho la memoria a breve termine che poi cancella tutto ciò che è successo prima. E quindi, insomma, ascoltatevi la playlist di novembre, trovate giù il link, è gratuita, la potete scaricare, potete ascoltarla direttamente online. Quando non sapete cosa ascoltare, questo è un ottimo fornitore di spunti. Quindi ovviamente è consigliatissimo. Passiamo a cinema e serie TV. Devo dire che questo mese ho iniziato tante cose, abbandonate tante cose, ho finito tante cose e sono un po' stranita perché sono in un periodo dove le serie non mi prendono o comunque non c'è qualcosa che proprio mi. Ho scoperto un sacco di cose, diciamo, non proprio top, non di quelle che amo, che però ho seguito volentieri, magari ne parleremo in un altro video, però non le metterei, ecco, nei preferiti, ma sono felicissima che questo mese su Netflix sia uscito She-Ra, la principessa del potere. Tra l'altro, allora, io non ne ho idea se voi abbiate o meno una vaga cognizione di causa di cosa sia She-Ra. Tutta la serie ora è presente nel catalogo di Netflix, è stata appena messa, è un cartone, un'animazione, è disegnato da Noel Stevenson, quindi insomma quasi una garanzia direi, cioè cosa c'è di più. Shira è la sorella, potremmo dire, o comunque era nelle vecchie edizioni, la sorella di He-Man. E insomma, chi è molto affezionato a quel tipo di cartoni, soprattutto fine 70, metà 70, inizio anni 80, rivedere queste cose lo farà sempre, anche se ne sarà sempre dubito. Insomma, detto ciò, invece a me è parsa brillante perché è una serie estremamente carina, rappresenta cose nelle quali io credo fortemente. Ad esempio, tutti i personaggi femminili sono molto diversi tra loro, hanno ognuno il proprio carattere e ognuna combatte un po' una guerra, sia verso l'esterno che con se stessa. E a me è piaciuto vedere come ognuna abbia le proprie difficoltà e comunque non si faccia abbattere da esse. E cosa che succede invece quasi sempre, nei gruppi femminili c'è spesso un grandissimo contrasto, tantissima gelosia e basta. Invece, in questo cartone noi seguiamo un gruppo che si forma piano piano, che impara a conoscersi anche dopo una fortissima diffidenza e diventano le spalle le une degli altri. Ci sono dei rapporti di amicizia meravigliosi e assolutamente corretti. Ci sono dei personaggi maschili che non rappresentano solo il maschio alfa e prendono la mascolinità tossica e la cacciano fuori dalla finestra. E questo non li sminuisce assolutamente come personaggi, anzi sono stati tra i miei preferiti. E niente, è una storia molto avventurosa, è a puntate, è per ragazzi molto giovani, preparati, però secondo me chiunque la può vedere e trovarci i messaggi che vuole, può rispecchiarsi tantissimo in uno o nell'altro personaggio. Secondo me è sempre una cosa validissima da guardare, quindi io ve la suggerisco tantissimo. Per me è stata una bellissima iniziativa, grazie Netflix che finalmente era da un po' che non trovavo una serie di Netflix che mi prendesse così tanto e effettivamente finalmente è arrivata. Sempre su Netflix invece c'è il mio film del mese, perché è un film che è proprio, in realtà è un documentario, non è neanche un film, però ripeto, questo è un video dove con la scusa di parlare d'altro parleremo di musica, e infatti per me il film del mese è Remaster Tricky Dick and the Man in Black, ovvero un film su Johnny Cash, e in un periodo molto particolare, non quello della salita, diciamo, alla fama, dove vediamo un po'
Johnny nelle sue performance e forse anche nel suo momento più iconico. Io sono una grandissima, ovviamente, fan di Johnny Cash, per me lui è una di quelle pietre miliari della mia esistenza come cantante, musicalmente. Beh, non so neanche esprimere a parole quanto ha rappresentato per me. Quindi è una figura che io approfondisco spesso, se posso, sono usciti tantissimi documentari, filmati, libri, eccetera, su di lui. Però c'è questo momento che Indaga Remastered racconta di un periodo che, diciamo, non è tra i più iconici di quelli di Johnny Cash. Ovvero la fine degli anni 60, inizio anni 70, nel quale noi ritroviamo un cantautore che si confronta anche con la politica e con qualcosa che ha sempre invece tenuto un po' distante, se non, nel senso, per me la politica legata a Johnny Cash significa dare voce agli ultimi. Lui è quello che ha scritto Folsom Prison e non so come dire, lui si mette dalla parte di chi non ha nulla, di degli ultimi, dei dimenticati, dei reietti della società, insomma gli underdogs. E invece in questo filmato, in questo documentario, noi seguiamo come Johnny entri un po' a far parte dell'establishment, come venga anche riconosciuto parte integrante dell'establishment, e che quanto per lui sia un qualcosa di strano e anche un po' un compromesso, cosa che lui invece ha difficilmente mai accettato nella vita. Però fa un percorso dove fino alla fine tu dici: no, ma è impazzito, no, ma adesso ha sbattuto la testa, se no non si spiega. E poi c'è il risvoltone finale che, ok, che mi ha molto rassicurato. Però è veramente un documentario fatto benissimo, che unisce musica, politica, questioni familiari. E il senso comune è quello di dare un fil rouge al percorso di Johnny, anche tramite questi episodi che apparentemente si discostano molto da quello che è il suo personaggio, da quelli che noi pensiamo possano essere le sue convinzioni. E per me è un'operazione estremamente riuscita. Io ve lo suggerisco, che amiate Johnny Cash, che non ve ne freghi niente di Johnny Cash, eccetera, fatelo, perché è veramente un documentario molto interessante. Percorre l'America dal dopoguerra fino agli anni 60, in modo anche un po' da inquadrare la situazione nella quale ci troviamo. E insomma, inquadra, per chi non lo conosce bene, fa un po' il sunto molto breve, per chi invece lo ama, ovviamente è una doverosa precisazione da fare quella del percorso e della storia di Johnny Cash. Più ci sono le interviste ai fratelli, ci sono un sacco di cose familiari, è molto molto interessante, quindi io ve lo suggerisco davvero, chiunque sia appassionato di musica ma anche di questioni politiche lo troverà secondo me molto interessante. Queste ovviamente erano la mia serie e il mio film, chiamiamolo documentario, del mese. Detto ciò passerei ai libri, e sui libri sono un po' in difficoltà ragazzi, perché lo scoprirete mercoledì nel dettaglio quello che vi voglio dire, perché il mio libro del mese, ma non solo del mese, probabilmente dell'anno, degli anni, è Le nebbie di Avalon di Maren Zimmer Bradley. Sono molto in difficoltà a parlarvene per questioni personali rispetto invece a quello che ho letto, perché è un libro che da un lato ho amato come pochi libri hanno saputo farsi amare da me negli ultimi anni, dall'altro la vicenda della Bradley mi mette estremamente in difficoltà e non riesco a supportare del tutto questo volume, cioè sto male con me stessa. È una questione un po' difficile. Le nebbie di Avalon, però, è proprio un libro definitivo. Mercoledì sul canale troverete la recensione, così capirete un po' meglio quello che vi sto dicendo. Sono in difficoltà, sappiatelo, non so come fare, perché da un lato c'è un amore viscerale per quello che ho appena letto, dall'altro mi viene il vomito, mi viene veramente la nausea a pensare a lei. E io so che bisogna dividere l'opera dall'autore, e so che la persona artistica non equivale al suo lavoro, però io sono sempre una persona che non ama supportare le persone che non apprezza umanamente. E quindi ora mi trovo fino a qua nella classica situazione del merda. Però insomma, ne parleremo mercoledì sul canale, cioè sarà il prossimo video, ve lo dico, quella è la recensione, e quindi passerei alle varie ed eventuali eventi, cose varie, e poi dopo passiamo a beauty, vestiti e cose varie. Eventi, direi che questo mese vince a mani basse il Billboard Bull, che è il Festival del Fumetto bolognese. Sabato 24 ho anche avuto l'occasione di fare un giro alla fiera insieme a Bao e a un sacco di mie colleghe che ci hanno sia ospitato che accompagnato.
per le mostre sia di Elisa Macellari che di Marta Baroni. È stato molto carino anche proprio vedere le mostre insieme a queste due autrici. Io non avevo ancora letto Papaya, ora l'ho fatto e poi ve ne parlerò molto presto nel wrap-up, però è stato davvero un bel giro. Le mostre che ci sono veramente belle. Ho girato il più possibile, ne ho viste diverse. È un festival del fumetto concepito in maniera molto diversa rispetto ai Comic-Con o comunque i Comics and Games in generale, perché è sparso in tantissimi luoghi della città, occupa e distribuisce tutti gli autori in maniera molto democratica, secondo me, e diciamo unisce i luoghi e le realtà cittadine all'esperienza del fumetto, l'esperienza con gli autori, le mostre, eccetera. La trovo sempre un'iniziativa bellissima, quindi se non ci siete mai stati, l'anno prossimo segnatevelo perché è un bellissimo evento. Ci sono alcune mostre che sono ancora attive, quindi se capitate a Bologna vi consiglio ovviamente di segnarvele in modo da poterle visitare. Varie scoperte del mese, poi questa è una cosa strettamente bolognese di nuovo, perché interesserà soprattutto a chi è del circondario, però insomma ho scoperto l'azienda agricola Florema, che mi hanno contattato loro su Instagram, quindi lo dico, arriva da loro il primo contatto, però ora sono diciamo la mia quotidianità. Anzi, la mia settimanalità, non so neanche se esiste come questo. Vabbè, non ve ne frega niente. Però devo dire che è un'azienda agricola che fa consegna a domicilio e ha un listino a chilometro zero con anche prodotti più lavorati fatti da loro. Raccoglie un sacco di prodotti super stagionali. Io sono una grande, grande sostenitrice sia del bio che del chilometro zero, che delle piccolissime realtà di quella che è la mia città e quello che è la mia realtà, e quindi se posso supportarle mi fa assolutamente piacere. La frutta, la verdura, ma anche queste, che adesso questa è diventata la mia nuova droga. Questo è il secondo barattolino che io sto mangiando perché è la droga, il cavolo cappuccio sott'olio. E niente, fanno tutto loro e io apprezzo tantissimo, hanno dei prezzi straconvenienti, consegnano a casa ed è tutto biologico, chilometro zero, non c'è una traccia di plastica. Questa cosa mi ha colpito moltissimo, lo sostengo tantissimo. E niente, se siete di Bologna vi invito a dare un'occhiata perché per me è stata un'ottima scoperta. Così posso evitare di comprare per sempre la verdura nei supermercati. Io l'ho sempre presa dal contadino da anni, però a volte non riesco e non faccio in tempo. Invece con loro ti riesci un po' a giostrare tra le varie consegne, eccetera. Sono davvero super disponibili e tutto è buonissimo. Davvero lo dico da una che mangia verdura in maniera ossessiva, sono una grande fan della verdura e quindi è veramente super super buono. E ovviamente sono prodotti stagionali, quindi la scelta ricade su quello che è quello stagionale, che trovo anche giustissimo come concetto, perché sappiatelo, i pomodori non crescono tutto l'anno se non lo sapevate. Quindi niente, questo ve lo consiglio se state cercando delle alternative alla spesa un po' da grossi market o che non vi convincono fino in fondo. E poi qui è arrivato il momento in cui metà delle persone abbandoneranno questo video, a me dispiace, però insomma le frivolezze fanno sempre bene al cuore. Quindi, che cosa è successo questo mese? C'è stato il Black Friday, al quale io però sono arrivata molto preparata, perché come vi dicevo e ve lo ripeto un po' spesso, sto un po' rivalutando un po' tutti i miei acquisti nella vita, fare acquisti molto più consapevoli, un po' limitati, non comprare in maniera ossessiva giusto perché magari c'è l'offerta, nel senso, insomma. Classiche cose di chi ha la crisi dei 30 anni. Fatta questa piccola introduzione, però insomma passiamo a quello che io ho acquistato un po' per il Black Friday e un po' prima, perché ci sono cose che ho amato alla follia, le avevo segnate, le attendevo da tempo e in occasione dei saldi sono riuscita ad acquistarle. La prima lo vedete, me lo vedete addosso, questa felpina di Wuthering Heights di Johnny Clothing, ovvero di Cimette Pestose. E Johnny Clothing è stato il negozio sicuramente che ho amato di più questo mese a livello di vestiti. Non ne compravo da tantissimo, quindi visto che avevano i saldi, ho messo quattro cose nel carrello che mi sono piaciute tutte. Vi devo dire, a livello di design e a livello anche di tattile, le cose sono assolutamente buonissime. Però se fate molta attenzione, questo ve lo dico perché i prezzi sono anche
diciamo, non super fast fashion, sono leggermente più alti, anche se la compagnia non è che sia proprio diversa, vabbè. Hanno tantissimi difetti, tipo nelle cuciture, hanno i fili un pelino tirati, soprattutto lo vedo nel vestito. Ho preso un vestito con delle rondini, che se mi ricordo ve lo faccio anche vedere. E sì, insomma, diciamo che si nota che non siano proprio brillanti, quindi prima di spendere 80 euro in un vestito, magari controllate un attimo che sia in saldo, perché non è proprio perfetto. Però diciamo che questa felpa la amo, ho preso anche altre cose che mi piacciono tantissimo, quindi insomma è uno shop che, nonostante i piccoli difetti, ma con i prezzi dei saldi, sicuramente è uno shop che vi consiglio. Altro acquisto Black Friday, di nuovo, che si riconferma al mio shop beauty italiano preferito, nel senso come marca, come brand, è Mulac. Mulac, ho preso anche Nabla sto mese, non ne sono molto contenta, ma Mulac è sempre una garanzia. Questo mese io volevo, l'avevo puntato da un po', il Mumbai, che è un makeup remover, cioè praticamente è un detergente che rimuove. Ha una consistenza grassissima, sembra l'olio di cocco praticamente quando è solido, ma in realtà è un po' più morbido anche dell'olio di cocco. Ha un inci ottimo, quindi anche se voi come me siete fissati sull'avere solo trucchi di un certo tipo, solo insomma cose che non siano contaminate da schifezze, siliconi e robe varie, questo veramente. Io adesso, dopo, se ho il coraggio, mi registro mentre divento un membro dei KISS quando mi strucco, ma lo sto usando da una decina di giorni, ne ho consumato, come vedete, abbastanza poco perché ne basta effettivamente poco e proprio ti scioglie, ti tira via il trucco. Dopo bisogna accompagnarsi con un panno, io ho il mio guantino, le mie spugnette in tessuto, con un panno bagnato, con un dischetto bagnato e aiutarsi a rimuoverlo. Io ho sempre usato Kalamazoo di Lush, questo mi piace anche di più, devo dire, perché è un po' più fatto apposta. Insomma, Kalamazoo non nasce con questo intento, ma funziona assolutamente bene allo stesso modo. Però davvero Mulac, grande riconferma, quindi davvero, se non avete mai acquistato da loro, io mi sento di consigliarvela tantissimo, sia per il make-up che per questa. E potevo non fare ulteriori danni acquistando delle candele? No, ovviamente la risposta è no. Quindi ne ho prese veramente una quantità che mi vergogno a dirvi. Se mi avete seguito su Instagram, fatelo, se non lo fate ancora, ovviamente, perché ci tengo molto al mio Instagram, però ovviamente io faccio sempre dei danni. Ma in questo caso sono stati dei danni che mi hanno ricompensata emotivamente tantissimo. E sono tre candele che sono le mie preferite. Queste ne ho prese di più, però insomma vi faccio vedere le mie preferite. Adesso però ve le faccio vedere. Però ve le faccio vedere due alla volta perché sono anche impedita. Allora, questa è la collezione dedicata a Strange Dreamer di Lainey Taylor, ovvero il sognatore. Sono Laszlo e Sarai. Allora, Laszlo è bellissimo, ma soprattutto ha un profumo che per me è la migliore candela che io abbia mai acquistato. È buonissima, è veramente qualcosa di pazzesco. Lo sto amando, cioè non so come dirvelo. Sarai invece ha un buonissimo odore. Un po' più classico, ecco, da un lato, però ha l'etichetta più bella di sempre, cioè proprio meravigliosa e bellissima, quindi è proprio la mia candela preferita a livello di etichetta che sia mai comparsa su cosi. Poi l'altra candela che amo, che è anche ovviamente il mio personaggio preferito nelle Lunar Chronicle, ovvero Dauntless Scarlet. Scarlet sa di torta al rabarbaro, che è la mia torta preferita. Ogni volta che l'annuso mi viene da morsicare questa candela e per questo non è ancora stata accesa, perché l'abbiamo riposta tipo in un angolo di casa per evitare che io l'addenti in preda a qualche raptus, che insomma ogni tanto può succedere a tutti. Niente, quindi ovviamente me la ricordo, vi ricordo anche che sotto vi lascio anche il mio codice sconto se volete fare qualche regalino di Natale. Questi sono ovviamente tra i più consigliati. Di Cozy Corner è sempre una grandissima garanzia e soprattutto una grande piaga per il nostro portafoglio. Detto ciò, insomma, questi sono un po' i miei preferiti. Io spero che questo video vi sia interessato in qualche modo e che vi abbia tenuto compagnia. Come solito, ricordatevi che giù nell'info box trovate tutti i miei link di affiliazione ad Amazon, il link a Ko-fi se volete offrirmi un caffè per sostenere il canale e anche tutti i link ai miei social se siete curiosi, anche a Spotify l'ho aggiunto, così se volete vedere le mie playlist e sbirciare qualcosa. Fatemi sapere invece voi che cosa avete avuto tra i preferiti del mese, cosa vi è piaciuto, cosa avete acquistato, cosa avete letto, visto, eccetera, eccetera, eccetera. E noi direi che ci vediamo al prossimo video. Ciao!